Sembrano quasi inesistenti, quasi dimenticati, pochi o quasi niente sostegni, ma le tasse restano da pagare. I ristoratori, le strutture ricettive, ma anche le altre attività commerciali sono allo stremo. Dopo un anno sembra essere tutto punto e a capo. In uno dei periodi più proficui per il Cilento, tutto il comparto turistico ricettivo è penalizzato dalla zona rossa. I titolari delle attività non reggono più e, nonostante i soldi spesi per adeguarsi alle normative anticontagio, non possono svolgere il proprio lavoro. In tanti sono scesi in piazza con manifestazioni di protesta, altri hanno aperto le proprie attività contro le disposizioni del governo e della regione per avere maggiore attenzione. Hanno chiuso i locali, i ristoranti, le pizzerie, diciamo, sono pochissime le cose che hanno chiuso realmente. Quando poi invece prendi un treno, prendi un pullman, la metropolitana oppure il passeggio normale, e quindi c'è continuamente assembramento. Allora che senso ha? Tu mi hai fatto spendere soldi, a parte la sanificazione, a mettermi a norma, a fare tutte queste cose, quando poi io adesso mi ero organizzata pensando, illudendomi, e dico forse a Pasqua, se faccio da asporto, nel senso che consegno il cesto con tipo picnic, lo consegno e se lo no, mi hanno detto alla regione, stai scherzando, non puoi consegnare niente perché non possono mangiare nella tua terra, quindi. Allora, a questo punto dici, ma ti stanno prendendo in giro? Che sta succedendo? Perché o chiudiamo tutto e tutti per un certo tempo e ci organizziamo per bene, veramente con normative serie, in modo che evitiamo il contagio, oppure non ha senso che una volta apriamo, una volta chiudiamo, un'altra volta l'estate non si capiva niente. E poi è naturale che l'inverno siamo rimasti chiusi. Oppure la partita di pallone a Napoli e poi un'altra volta ci chiudo. Voglio dire, non ha senso tutto quello che sta succedendo. E quindi, naturalmente, noi che siamo, io sono giusto un anno, è giusto un anno da febbraio l'anno scorso che sono chiusa perché poi agosto mi sono rotta il braccio e quindi non ho potuto lavorare, colpa mia naturalmente, però comunque è un anno. Ma tu sai quando io ho avuto 1.000 euro da fè, ma io manco la luce ci ho pagato con quei soldi. La struttura è mia e pensa se avessi dovuto pagare un fitto. E poi Certo. comunque i contributi, le tasse, le normative, io le devo continuare a pagare normalmente. Allora o vogliono che falliamo e basta che ce lo dicono direttamente. Ho detto ai ristoratori che vorranno fare delle incontri, delle cose insomma legate proprio a questo. Io ho detto io sono con voi, dobbiamo unirci perché l'altro giorno mi ha chiamato un'amica da Verona. Dice no, ma qua stanno iniziando a lavorare. Ma come? Dico, ci sono le multe. No, no, dice un avvocato, non è, come dire, non è corribile, nel senso che non è, non so che cosa esattamente, ma non ti dico i termini burocratici, però dice noi alla fine ci siamo scocciati, ma è un problema per tutti, non è solo là. Perché io se devo andare a prendere qualcosa, addirittura in un ospedale, tre amici miei hanno preso il Covid, allora, ma che stiamo dicendo? Capito? Quindi o la facciamo seriamente questa cosa, io li vedo inesperti, incompetenti, perché così dal sostentamento l'estero è chiuso, però ogni mese gli arriva il pagamento delle spese a casa. Io ho amici in Spagna, in Francia, in Germania, in Inghilterra, miei figli, quindi so come vanno. Possibile che noi dobbiamo essere sempre quelli che dobbiamo pagare noi personalmente? Poi magari c'è il turno, addirittura a me, l'ultima cosa che ho fatto, che non so nemmeno ancora se mi arriva o no, addirittura io non risultavo come agriturismo, ma tu ti rendi conto, iscritta all'albo regionale dal 2000 e dal 2002 dalle fattorie didattiche, non risulto. Quelli fanno per farti scocciare, capito? Perché tu alla fine dici, ma no, ma tutta questa burocrazia, vabbè, lascia perdere. E quindi alla fine facciamo tutti così, perché c'è troppa burocrazia dietro. Per una carta che tu devi, ad esempio per avere un fondo di 500 euro, di 1.000 euro, guarda, devi avere tante di quelle carte, devi andare dall'agronomo, lo devi pagare, lo devi. Alla fine dici, ma scusa, che mi resta 100 euro, 200 euro, lascia perdere, capito?
Questo è un problema atavico, non solo del Cilento, ma dell'Italia intera, e morirà, ecco, seppellito dalla burocrazia. In tanti, insomma, fanno appello di sburocratizzare, insomma, un po' le procedure, ma ancora non ci siamo riusciti, e questo, insomma, porterà effettivamente alla morte di tante strutture ricettive, ma anche tante altre realtà che continuano ad avere queste problematiche che appunto tu mettevi in risalto. L'altro giorno mi ha chiamato un'amica dalla Romania, italiana, che se ne sono andati là naturalmente, perché poi dici perché se ne scappano tutti, ma ha detto il Covid è qua, è pochissimo, ce n'è poco, lo Stato non ci ha messo, a parte che paga, non ci ha messo una tassa in tutto questo periodo, addirittura loro mettono grano, ma ha detto ma vogliamo mettere pure 2 o 3 ettari a ceci, che qua non li conoscono e voleva sapere come doveva coltivarli, no? Io sentivo questa, ma come, di un paese dell'est che pensavo che avesse più difficoltà di noi, dove la comunità europea li sostiene perché li deve aiutare, e noi, ma come abbiamo bisogno noi di aiuto adesso, perché rischiamo di chiudere tutti e verranno a comprarsi le nostre cose con 4 soldi.